12 maggio 1974, una giornata particolare. L'Italia dice sì al divorzio. Al Gran Premio del Belgio, Emerson Fittipaldi batte per 35 centesimi Niki Lauda. Ma il vero miracolo avviene allo Stadio Olimpico. Che brividi, Lazio mia! Rompiamo gli equilibri del calcio italiano, la Juventus di Boniperti si arrende e Chinaglia ci porta in paradiso. Ancora mi emoziono, e poi se penso a Vincenzo, anche di più. Lui è stato l'uomo del destino. Vincenzino era laziale. Era laziale, e questo legame indissolubile con la Lazio lo ha accompagnato per tutta la vita. Io quando vedo Stefano rivedo gli occhi di Luciano, lui vede gli occhi di mio padre, io vedo gli occhi di Vincenzo negli occhi di Matteo. C'era da salvare la Lazio, lui quando il momento era così importante non si tirava indietro. Lui prende, è veramente il simbolo, il capitano di questa squadra. L'avevo capito immediatamente che Vincenzino avrebbe potuto fare qualcosa in più e dare qualcosa in più, magari farci arrivare laddove nessuno osava immaginare si potesse arrivare. È talmente vero che nella mia stanza campeggiava il poster di Vincenzino D'Amico. Sul letto, prima di addormentarvi, lo guardavo come si guardano i santi prima di coricarsi. E a Vincenzino l'ho raccontato quando poi ci siamo conosciuti. Ho detto: Vincenzino, io avevo il tuo poster nella mia stanza, tu eri il mio santino serale, quello a cui rivolgevo tra virgolette le mie preghiere di laziale perché ci facessi sognare. Vincenzino è stato davvero inaspettatamente, ma meritatamente, direi in maniera razionale, per quello che rappresentava tecnicamente, il giocatore più importante, tra i più importanti di quella Lazio, e soprattutto utilissimo a Giorgio Chinaglia, che lo guardava sempre con uno sguardo severo, Torvo, era il ragazzino, non dimentichiamoci, Vincenzino era il ragazzino. Secondo me lui, proprio per questa sua aria scanzonata, ha capito più in là la grandezza dell'impresa dello scudetto, tanto per cominciare, e forse anche l'importanza di partite come Lazio-Catanzaro, che ci salvò sul campo, poi purtroppo è andata diversamente, come Lazio-Varese, come l'anno della salvezza in Serie A, quando Bruno Giordano si fece male ad Ascoli e giocò falso 9, come si dice oggi, per quasi un girone di ritorno facendo dei gol importanti. Lui non si è mai vantato di nulla. E anzi, sempre con una modestia, sì, insomma, ho fatto, poi però l'ha capito dopo. Diceva sempre: ma l'anno scorso che avete fatto? Non avete vinto lo scudetto? Quest'anno avete vinto lo scudetto perché ci sto io? E era vero. Vincenzo è sempre stato un ottimo giocatore, un grande giocatore, però siccome lui si comportava sempre sullo scherzo, magari non lo prendevano sul serio, perché lui poteva giocare a nazionale quanto voleva. Ti ha portato dell'estro, della fantasia, e mi ha fatto sacrificare un po' più a me. E giustamente eravamo una squadra d'attacco che creavamo molte occasioni da gol, e quello ci ha agevolato, perché eravamo una squadra proprio con caratteristiche offensive. Lui scherzava su questo argomento, lo dice: avete vinto perché c'ero io, pur non mancando di rispetto al grande Pierpaolo Manservisi, Uccellino, che è stato fondamentale nel gioco di Maestrelli della prima parte di quell'anno del ritorno, il campionato 72-73. Vincenzo D'Amico, se non fosse stato per gli infortuni che ha avuto, perché ha avuto degli infortuni seri, sarebbe stato veramente uno dei più grandi giocatori del calcio, non soltanto italiano, ma a livello europeo. Chi l'ha visto giocare sa che cosa significa, ma a differenza di tanti suoi compagni di squadra, l'abbiamo potuto ammirare nel corso della carriera, perché Vincenzo D'Amico è il simbolo della Lazio. Io, col tutto che sono il mio idolo Giorgio Chinaglia e i miei idoli, cioè c'è il grande Bruno Giordano, ma se io penso alla parola Lazio, la prima persona, se impersonifico la parola Lazio, il primo volto che mi viene in mente è quello di Vincenzo D'Amico. Vincenzo D'Amico è stato la Lazio.
Vincenzo D'Amico era un fuoriclasse, era uno che giocava e giocava con allegria, non era uno di quelli incarogniti che non si perdeva in queste cose. Lui faceva le belle cose perché era un amante del bello e faceva delle cose straordinarie, dei passaggi e della quando saltava gli uomini era una parola a corrergli dietro. Poteva avere molto di più se lui non avesse avuto questo trasporto emotivo nei confronti della Lazio. Lui l'ha detto più di una volta, io sono un giocatore della Lazio, non dire qualunque altra squadra. Vincenzo era richiesto da tutte le squadre più importanti d'Italia, ma ha sempre detto di no. Il vero problema che ha avuto mio padre è l'infortunio a 17 anni a Rieti, era il giovedì prima di un Lazio-Juventus, credo. Maestrelli aveva detto: guarda, domenica ti faccio giocare dall'inizio, quindi preparati. Un'amichevole del giovedì, all'epoca si faceva l'amichevole del giovedì a Rieti, il portiere in una mischia in area gli è caduto sulla gamba, gli ha piegato il ginocchio, gli ha toccato terra il ginocchio, si è rotto tutto. E all'epoca, stiamo parlando del 72, non sapevano neanche se sarebbe tornato a camminare normale, non a giocare. Quello era il rischio. Lui, come al solito, essendo un ragazzo di 17 anni, 18, sempre comunque proiettato in positivo, disse a Antonio Sbardella, che era in macchina quando si fecero male. Sbardella lo mise su una macchina, lo portò a Roma da Ziaco, che era al San Giacomo. E in macchina mio padre gli disse: Don Antonio Sbardella diceva, che pensa, magari con 15 giorni di gesso si risolve se è una cosa grave. E lui disse: no Vincenzo, adesso vediamo, non ti preoccupare. Poi arrivò al San Giacomo, Ziaco gli fece il classico movimento, no, del ginocchio per capire se i legamenti. E fece il movimento e fece una faccia così come dire: oddio mio, qua si è rotto tutto. Infatti operazione, un anno di riabilitazione, lui è rientrato a settembre-ottobre del 73. Ed è stato un miracolo che sia tornato a giocare e il ginocchio non lo piegava. Voi se vedete la foto famosa dell'11 dello scudetto schierati come formazione, no? Lui è accosciato, se vedete ha una gamba non accosciata realmente, ce l'ha più alzata perché non riusciva a piegarla, non è che si era messo così per... e ha fatto tutta la carriera così. Da una parte dobbiamo ringraziare con pianto professor Maiotti perché gli restituì l'uso del ginocchio in un periodo, un lungo, lunghissimo periodo in cui si chiudeva la carriera per un'infrazione al menisco. Maiotti è stato un incontro con la provvidenza per Vincenzo, perché se non ci fosse stato lui noi non avremmo sostanzialmente conosciuto questo ragazzo, sarebbe stato una promessa venuta meno per un infortunio. Con l'opera del professor Maiotti alla Lazio è stato restituito un giocatore anche ortopedisticamente parlando meno mato, ma che sostanzialmente in campo non era limitato da questo tipo di menomazione contenuta e riparata alla grandissima da questo eccezionale medico. Lui si fece male, se mi ricordo, in ginocchio. Poi è entrato verso la fine campionato, poi l'anno dopo di sicuro la sua entrata in squadra è stata veramente importante, il giocatore straordinario. E qui abbiamo una maglia delle giovanili, vedete D'Amico con questa maglia, una maglia usata dalle giovanili e dalla De Martino, che era una sorta di seconda squadra dell'epoca. Qui due maglie dello scudetto del 74, una di Bologna Lazio, l'ultima partita di campionato, è una maglia che proviene da lui, dà i segni
e del numero, posso girarlo così lo vedete, il numero 11 che è quello indossato alla partita, dove questo sfalsamento ci sono immagini che fanno vedere che è proprio quella di quella partita lì. Di là invece abbiamo una maglia utilizzata nella maggior parte delle partite di campionato, si vede la differenza del righino bianco sia sul collo che sulle maniche, ed è quella che a maniche corte è stata usata più volte nel 73-74. Questo è uno scatto bellissimo, fatto sempre nell'anno dello scudetto della Lazio. E questo è la fine della partita dove Vincenzo fa il suo primo gol, e un 4-0 con il Bologna, e un'altra partita importantissima per questa corsa verso la vittoria finale. E la cosa particolare è che Vincenzo l'ha vista e ha sempre detto che la fotografia più bella che gli sia mai stata scattata, cioè questa lui con Giorgio, la mano che si vede che spunta probabilmente è di Gigi Bezzi, il grande famosissimo accompagnatore, e c'è il maestro, c'è Tommaso Maestrelli che lo abbraccia. E non ho mai fatto in tempo a regalargliela, perché gliela volevo stampare, gliela volevo dare, e purtroppo poi è successo quello che è successo. Quando non c'era l'anno prima è perché noi giocavamo con un numero di Vincenzo, per dire che marcava il Rivera dalla situazione. Era un giocatore che non era come Vincenzo era più attaccante, Vincenzo non è che correva dietro l'avversario, era l'avversario che doveva correre dietro a lui. Io credo che Vincenzo sia uno di quei calciatori che molto spesso noi giornalisti definiamo, per salvarci, in calcio d'angolo, atipici. Quando un giornalista, all'epoca si usava, oggi non si usa più questo termine, si riferiva ad un calciatore definendolo atipico, è perché non era in grado di inquadrare esattamente quale fosse il suo autentico ruolo, quale fosse il suo ruolo. La tipicità sta nel fatto che ti trovi di fronte ad un calciatore che può fare tante cose, che può essere centravanti, che può essere mezzala, che può essere regista, che può essere ala, ma che soprattutto ha un dono, quel dono che solo pochi hanno, nei piedi, di poter inventare traiettorie e immaginare situazioni che nessuno in campo era in grado di immaginare. La tipicità è qualcosa che fa bene al calcio. Ci sono stati tanti giocatori atipici, anche Roberto Baggio è stato definito giocatore atipico. La tipicità è la sottolineatura dell'incapacità di definirlo un calciatore di talento, proprio perché quel talento sfugge a qualunque definizione. D'Amico era un atipico. Chi ama il calcio non poteva fare a meno, chi ama il calcio lo vedeva. Come correva, le mani lungo il fianco, come toccava la palla, come alzava la testa, come toccava dando imponendo traiettorie impossibili al pallone, si vedeva. Era un giocatore che dava qualcosa di più. Il giocatore vero, il giocatore che ha dentro di sé tutto ciò che è necessario per essere un talento, lo vedi subito. Un tifoso lo vede, lo vedono anche i giornalisti, in qualche caso non sempre, ma il tifoso lo vede. L'abbiamo visto D'Amico al primo impatto, abbiamo capito che avevamo di fronte un ragazzo davvero di straordinarie qualità. Si è visto subito. Poi lui scherzando diceva che la differenza, no, con la Lazio dell'anno prima è che era arrivato lui, però certamente era un giocatore, però non era l'unico giocatore, perché era in un telaio fatto di grandissimi giocatori, no? Quindi anche è stato facile per lui, anche se giovanissimo, emergere subito. Ciccio Graziani ha detto una cosa: io nella mia epoca ho giocato in squadra e ho affrontato due grandi giocatori, secondo me, Gianni Rivera e Vincenzo D'Amico. Ecco. D'Amico fa parte di quella schiera di numeri 10, anche se poi lui nasce come numero 11, schiera di numeri 10 proprio di grandi fantasisti del pallone, come Roberto Baggio, come Gianni Rivera, come poi è stato Francesco Totti, giocatori che davano del tuo al pallone. Oggi per comprare un giocatore come Vincenzo D'Amico non ci sarebbero cifre, secondo me. Poi lui vedeva in Vincenzo un ragazzo più giovane, con tanto talento, magari con minor maturità, e lui si è impegnato per farlo crescere, però era innamorato di Vincenzo, proprio innamorato. D'Amico, insomma, era il genio della sregolatezza, era sicuramente uno dei calciatori più tecnici dell'epoca, qualcuno dice con Antonioni, forse il calciatore più tecnico, Antonioni in alto ruolo, più regista classico, più numero 10, Vincenzo parte giocando sulla fascia, poi dopo si accentra, farà anche il numero 9 della Lazio. Lui diceva: la Lazio ha vinto perché c'ero io. Maestrelli, peraltro, Vincenzo già all'epoca, ragazzino, era
era tanto geniale quanto sregolato, magari gli gestiva lo stipendio, gli dava la paghetta settimanale perché l'aveva visto uscire da Tor di Quinto con Mercedes Pagoda, era andata a sbattere, quindi aveva detto: no, i soldi te li tengo io. Ma insomma, D'Amico era sicuramente, come hai detto tu, l'uomo in più, era il ragazzo geniale, il Gian Burrasca, che loro lo chiamavano Golden, anche un po' di riferimento a Nina Rivera, che porta sicuramente quella ventata che farà poi la differenza rispetto allo scudetto del 73, che la Lazio poteva già vincere, perse in maniera un po' controversa e rocambolesca, bisognerebbe ricordare la Juve che passa a Roma negli ultimi minuti, e poi nel 74 la Lazio cambia un solo uomo sostanzialmente, mette D'Amico titolare e vince lo scudetto. Visto la prima volta che ho 13 anni e mezzo, campionato primavera in un derby con Flacco Flamini allenatore. L'ho visto alla sua ultima partita, al suo congedo, che è stata alla fine della stagione 86, quindi avevo 30 anni nel frattempo. E questo è il primo gol, c'è cioè questo attacco di. Il primo gol di Vincenzo D'Amico in Serie A, c'è cioè questo attacco di Giorgio Chinaglia, poi c'è il gol di Vincenzo, qui sei col Bologna, che sarà il Bologna di Bulgarelli. Qui lui appoggia questa palla in rete e poi mi ricordo, ma io c'ero, me la ricordo questa cosa, che lui scappa via prendendo il viso tra le mani, cioè piange praticamente, si vede in lontananza. Ho negli occhi il suo primo gol perché l'atteggiamento di Vincenzino dopo aver segnato è l'atteggiamento che avrebbe avuto ciascuno di noi che si fosse trovato in una situazione come quella, improvvisamente lanciato in prima squadra, e che squadra, accanto a Chinaglia, accanto a Frustalupi, accanto a Rececconi, accanto a questi leggendari calciatori della Lazio, mani alla testa, non credeva di essere riuscito a segnare prima. Quell'immagine è l'immagine nostra, l'immagine di noi tifosi che non credevamo ai nostri occhi, non credevamo a quella Lazio che vedevamo crescere, sbocciare come una grande squadra, ma soprattutto è il nostro modo di identificarci con il calciatore che per la prima volta segna una rete con la maglia della sua squadra, perché questo non va mai dimenticato. Vincenzino era laziale, ma laziale in fondo all'anima come noi tifosi di curva, e questo lo sapevamo. Ricordo bene il gol che fece D'Amico, il primo gol, no, che fece col Bologna, poi segnò anche in uno dei due derby, no? Il secondo, mi pare, quello di ritorno, dove la Lazio perdeva e segnò il gol del pareggio. Lui poi amava fare l'assist, cioè la sua grande soddisfazione era magari dribblare 2, 3, 4 avversari, arrivare davanti al portiere e appoggiarla per il compagno che segnava. Per lui questo era il massimo della soddisfazione. Quindi il gol non era uno che ci provava tutte le partite o spesso, e quindi non arrivava. Poi alla fine ha detto, quando l'ho fatto, ha detto, poi è un gol facile perché Giorgio gli dà la palla di tacco, lui segna a porta vuota, dice, però mi metto le mani nei capelli perché è talmente grande la gioia, un po' finalmente è arrivato, un po' il primo gol in Serie A per un ragazzo insomma di 19 anni, 18 e mezzo, parliamo di gennaio 74, lui 19 l'aveva fatti a novembre del 73, quindi insomma è stata un'emozione grande, quindi quello sicuramente è uno di quelli che ricordava con più piacere. Questa è fatta a Via del Corso e è proprio nell'anno del 1974, perché in fondo si vede un cartellone sul divorzio, vota no, c'è scritto, e questa è la sua prima fidanzata, la prima moglie, che poi è la mamma di Matteo, e mio padre li scova, ma lui ride, scherza davanti all'obiettivo, li scova a Via del Corso che camminavano abbracciati, ma lui era un grande personaggio perché era questo golden boy, come lo chiamavano, no? Un po' come Gianni Rivera.
Una storia magica, dalla Serie B allo scudetto, prima sfiorato e poi conquistato. Un ricordo indelebile, nostalgico, irripetibile. Da una parte la gioia, e poi però il destino che ti gira le spalle e il dolore che avanza. La banda Maestrelli è il sogno di chi va oltre i propri limiti e vince. Un gruppo di anarchici che ha preso a pugni la vita. Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi d'Amico. Una filastrocca, anzi, meglio, una poesia. Questa è stata la prima fotografia, qui c'è tutta la formazione, con lo scudetto in petto a Pieve Pelago. La Lazio vince il campionato e questa è la foto storica, la foto ufficiale. Io ho la maglietta di Giorgio Chinaglia che regala a mio padre, e mio padre fa le fotografie e gli regala questa maglietta che è questa qua, con questo scudetto ricamato addirittura, è uno scudetto ricamato a mano, bellissimo. E qui c'è tutta la famosa formazione che tutti sanno come una filastrocca, la sappiamo tutti quanti, che qualsiasi laziale, ma anche i bambini, dicono questi 11 nomi uno dietro l'altro e sono tutti quanti qua, insomma. In quel giorno formidabile in cui si incrociano due storie della nostra Repubblica, cioè dal punto di vista sportivo la Lazio che vince il campionato con una squadra formidabilmente letteraria, romanzesca, fatta da un gruppo di picari, di peones, che risalgono in due anni, sfiorano lo scudetto nel 73 e poi arrivano a vincerlo nel 74 in questo stadio fantastico. È uno spogliatoio spaccato in due, non si sopportano gli uni con gli altri, si picchiano durante gli allenamenti, vanno all'hotel americano in ritiro con le pistole, spengono i lampioni, la luce, sparando appunto persino con armi da caccia grossa. Qualcuno ha detto che all'hotel americano girava qualunque tipo di arma, pistola, persino il fucile per la caccia all'elefante. E poi il 12 maggio però c'è anche un altro fatto, e si incrociano le due storie nel libro con la cronaca, cioè c'è il referendum sul divorzio in cui per la prima volta, come dirà Pasolini, l'Italia scopre di non essere più quel paese arcaico e clericale che aveva pensato di essere, la Democrazia Cristiana per la prima volta perde un'elezione e quindi vince il divorzio. Eravamo anarchici, perché rivoluzionari, non volevamo fare una rivoluzione, non facevamo passare in posizioni da nessuno, l'unico che ci poteva dire state buoni e stavamo buoni era Maestrelli. Per il resto non c'erano giornalisti di grido o chi che sia che poteva dirci come dovevamo comportarci. Ci comportavamo come ci veniva da dentro e qualche volta c'erano degli eccessi, ma è normale. Nella Lazio c'era qualcuno che mi guardava un po' con l'occhio storto, anche perché in un derby segna anche un gol, e allora mi guardavano un po' male. Ma poi, conoscendoci bene, abbiamo smorzato i toni, ci siamo riconosciuti. In allenamento ci menavamo quanto ce n'era proprio, ci menavamo anche a cattivi, e la domenica per incanto era l'opposto, guai a chi è che toccava un nostro compagno. Si vede, non lo so, si è creata un'alchimia che in certi momenti era nera e in certi momenti invece era bianca. I nostri allenamenti erano tutti basati su un dualismo sfrenato a chi era più bravo, a chi più vinceva le partitine. Vincere le partitine d'allenamento era importante quanto vincere la domenica. Tutti sappiamo delle due frange, no? dei due spogliatoi, dei due gruppi. E ci fu in una partitella un'entrata molto dura da parte di papà nei confronti di Frustalupi, ma dico molto dura, ho un po' alleggerito, perché fu un'entrata pesante, ai limiti della decenza. E da lì nacque una mega rissa dove tutti andavano contro tutti, c'erano le due fazioni, e questo per dire cosa? Che poi è subentrata l'intelligenza del maestro, di Tommaso Maestrelli, che ha fatto sfogare tutte quelle personalità così particolari, e con una serenità, con una tranquillità, con una dolcezza ha fischiato e ha fatto riprendere la partitella, senza mandare quei calciatori che in quel momento stavano
uno contro l'altro negli spogliatoi, perché sicuramente avrebbero continuato. Invece la delicatezza è stata quella di far proseguire l'allenamento e poi piano piano tutto è rientrato nella normalità delle cose. Io ricordo bene che Maestrelli all'inizio fu anche contestato dai tifosi della Lazio nei primi tempi, quindi ai tifosi non piaceva e lui fu molto bravo a resistere. Poi ci fu, diciamo, quell'anno, l'anno prima del 74, no? In cui la Lazio andò davvero vicina a vincere lo scudetto, e un gioco bellissimo, perché la Lazio giocava davvero bene, giocava anche in un modo molto innovativo, no? Con i difensori, i due esterni, soprattutto Martini che andava e veniva con l'attacco, davvero era un gioco per quei tempi molto molto nuovo. La cosa più bella di Maestrelli è l'aspetto umano, cioè questo uomo, da tutti i racconti, no, che sono stati fatti, che rappresentava praticamente un padre per tantissimi dei giocatori. Con una faccia così da attore hollywoodiano, questo era importantissimo. Lui, che sapeva sempre smorzare i toni, qualche volta, siccome eravamo un po' così, non passavano subito, però lui tendeva subito a smorzare le situazioni che si venivano a creare nelle partitelle, negli allenamenti. Era la persona giusta al momento giusto. Il ricordo di una squadra che da tutti veniva sottovalutata, ma che poi si è rivelata vincente proprio per questa alchimia che si era venuta a creare, legata proprio a una banda, come è stata definita, di persone diverse l'uno dall'altro, che addirittura avevano una dialettica accesa all'interno dello spogliatoio, ma che poi quando scendevano in campo sentivano l'orgoglio e la responsabilità di interpretare quelle che erano chiaramente i desiderata di tutti i nostri tifosi, con passione, con spirito di sacrificio. E infatti i fatti gli hanno dato ragione, hanno conseguito un risultato importante che ancora oggi noi non dimentichiamo, che è rimasto indelebile nella storia non solo sportiva, ma anche nella storia di questa città. Il caso ha voluto che nella giornata, insomma, di Lazio Foggia, il 12 maggio del 74, io nascessi. Sono nato a mezzogiorno, quindi qualche ora prima del famoso rigore di Chinaglia che consentì alla Lazio di vincere lo scudetto. Quella mattina papà, come al solito, era d'uso chiamare mamma al telefono. Quel giorno non gli ha risposto al telefono, però non ha fatto più caso, troppo caso, anche perché comunque poteva capitare di non sentirsi. Ovviamente poi è andato allo stadio perché aveva ovviamente qualcosa di un po' più importante rispetto, insomma, a quel momento lì, alla nascita del figlio, anche perché non ci pensava che io potessi nascere. È arrivata una telefonata all'Olimpico, nella pancia dell'Olimpico, verso le 2 del pomeriggio, era mio nonno che chiamava per informare appunto che io ero nato. Alla telefonata rispose Angelo Tonello, che era il responsabile dell'Olimpico, che immediatamente andò dal mister, da Tommaso, per sentire e capire se era il caso di dirglielo a papà oppure no, che io ero nato. Ovviamente il mister gli ha detto assolutamente no, aspettiamo, perché in questo momento si sta concentrando sulla partita, quindi diciamoglielo dopo la partita. Tutto era studiato in modo tale che il secondo tempo papà lo giocasse sotto la curva sud, in modo tale che così in un secondo poteva rientrare dentro gli spogliatoi, prendere la macchina e quindi poi l'aereo e venire su a Milano, dove io ero nato. Subito dopo la partita si vede un uomo nero che in mezzo al campo, che cerca di divincolarsi a tutti i tifosi che stavano festeggiando. È mio padre che entra dentro lo spogliatoio e in fretta e furia cerca di trovare i suoi vestiti per potersi vestire, ma non li trova perché Martini, che si cambiava vicino a lui, era uscito per un infortunio alla clavicola e nella concitazione aveva preso i suoi vestiti e quindi era andato all'ospedale. Quindi papà si ritrova con l'accappatoio, entra dentro un'ambulanza che cortesemente lo accompagna in ospedale, entra, va in ospedale, trova la stanza dove c'era Martini, prende la sua roba, uscendo trova Ziaco, che era il medico sociale di quella squadra, lo abbraccia. Ziaco gli dice: Felice, sei un grande perché sei venuto qui a
a trovare Martini in un momento così particolare, invece che festeggiare con i tuoi compagni, ovviamente papà non gli dice nulla, lo abbraccia, prende la sua roba, prende l'aereo, viene su a Milano, dove mamma aveva partorito, gli porta come regalo la maglia con la quale lui aveva giocato piuttosto che un mazzo di fiori. Mamma ovviamente non capisce l'importanza di quella maglietta, veramente probabilmente nemmeno papà l'aveva capita l'importanza di quella maglietta, l'abbiamo capita successivamente. Mamma prende questa maglietta e la butta per terra. Di quella maglietta poi non abbiamo più nessun tipo di ricordo, se non 12 anni fa, quando mio nonno, venendo qui a Roma perché era morta nonna, inconsapevolmente, senza dire nulla a nessuno, aveva preso quella maglietta, l'aveva custodita gelosamente e l'abbiamo ritrovata 13 anni fa. Lui, devo dire che, essendo il più piccolo di tutti, era un po' coccolato un po' da tutti e tenuto un pochino al riparo anche dalle tempeste tra un gruppo e l'altro. Vuoi perché lui per carattere non è mai entrato in questo tipo di questioni, e un po' perché, essendo il ragazzo giovane con grandi qualità in campo, serviva a lasciarlo tranquillo. Gli hanno messo un po' vicino chiunque per controllarlo, perché pensavano chissà che cosa facesse, insomma, no? A tavola lo controllava Pino Wilson, a casa i primi tempi, quando era fidanzato ancora con mia mamma, viveva sopra Felice Pulici, e quindi Felice e Paola, la moglie, dovevano controllare, entra, è tornato, sta a casa, è uscito, che fa, che non fa. Quindi insomma ha sempre avuto una marcatura stretta, chiaramente decisa da Maestrelli, perché Maestrelli aveva la sensazione probabilmente che si potesse perdere in qualche modo, no? Magari raggiungere la notorietà così giovane poteva essere per lui deleterio per alcuni punti di vista. Lui ha sempre avuto un buon rapporto con tutti, onestamente. Aveva un pochino più di vicinanza con Renzo Carlaschelli, perché Renzo era, dopo di lui, quello un po' più giovane, no? E quindi ha detto, allora, all'epoca si usava ancora mandare i giocatori il lunedì, che era il giorno, diciamo, di riposo, magari mandavano i giocatori in giro per i club a Roma o provincia o nella regione, ma facevano le club le cene, le feste, queste cose, e mandavano dei giocatori, e toccava sempre a loro, perché chiaramente erano scapoli, non avevano impegni, non avevano figli, erano giovani, e quindi, cioè, io e Renzo partivamo tutte le volte, andavamo in giro per il Lazio per questa cosa, quindi erano quelli più vicini. Poi hanno dormito in camera insieme, Renzo è rimasto alla Lazio fino all'80, 81, quindi hanno fatto tanti anni insieme, però lui ha avuto un buon rapporto con tutti. Poi dopo chiaramente si sono anche fortificati, no, certi rapporti, perché Giancarlo Oddi, che stava a Roma, Felice, che sono stati in società insieme, infatti si vedevano, si sentivano. Felice, come dice Gabriele, Felice anche nel momento difficile magari delle cure, della malattia sua, purtroppo, perché è arrivata prima di quella di mio padre, ha detto, cioè, quando finiva le cure, cioè, no, devo sentire Vincenzino, perché gli dava ottimismo, no? Lo faceva sentire bene, perché si volevano bene. Anche questo, io credo che sono famosi e sono rimasti famosi per le divisioni, per i clan, per le bottiglie, e non rientriamo negli spogliatoi, e le risse, le entrate, tutto quello che volete, però alla fine il vero messaggio che rimane è: siamo insieme, ci difendiamo l'uno con l'altro, la Lazio viene prima di tutto, e nonostante possiamo avere dei caratteri diversi o delle esperienze diverse, ci vogliamo bene, perché abbiamo condiviso una storia unica. Quella Lazio è una squadra del suo tempo, si capisce se si capiscono gli anni 70. Io li ho vissuti quegli anni. Negli anni 70 ero uno studente universitario, andavo alla Sapienza di Roma, avevo 20 anni, 21 anni, e posso assicurarvi che era molto difficile vivere in quella città, in quegli anni.
soprattutto in certi momenti della giornata. L'Università di Roma era un continuo pullulare di pericolose iniziative di natura politica che ci vedevano spesso involontari protagonisti. Può sembrare strano a raccontarlo oggi, ma quando io uscivo di casa per andare all'università, i miei genitori erano preoccupati. La preoccupazione più grande era: mi raccomando, stai attento, stasera devi tornare a casa. Sembra un paradosso, ma la città era una sorta di terreno minato nel quale in ogni momento della giornata succedeva qualcosa. Un ragazzo che ci lasciava la vita per strada, per lotte politiche, per estremismi politici. Una città pericolosa nella quale i gioiellieri erano rapinati quotidianamente, perché la rapina era uno degli strumenti che utilizzavano i gruppi estremistici per finanziarsi. Era una città pericolosa, una città divisa naturalmente tra estrema destra e estrema sinistra, una città nella quale era difficile muovere passi. C'era la paura palpabile di chiunque, che fosse uno studente o una casalinga che andasse a fare la spesa, di rimanere coinvolto in qualche atto violento. La Lazio da questo punto di vista esprime perfettamente, come una carta assorbente, le contraddizioni di quella Roma difficilissima e oggi inimmaginabile. E anche per questo quello scudetto e quella squadra, con tutte le sue contraddizioni, è entrata a pieno titolo nella leggenda del calcio, proprio perché è stata rappresentativa non soltanto di un calcio innovativo e straordinariamente moderno, ma anche rappresentativa di un momento storico di grande drammaticità. Mio padre ha avuto comunque passione per il calcio, anche se la sua grande passione nello sport era l'ippica. Però, diciamo, è andato allo stadio fino... Guarda, mi ricordo una volta che l'ho portato in macchina io quando avevo 18 anni, quindi 18 anni io li ho fatti nel 70. Poi dopo, con il terrorismo, non è stato più possibile, perché per andare allo stadio doveva magari far muovere, non so, 20-30 persone e non era proprio il caso di rompere le scatole. A maggior ragione poi di domenica, no? Perché allora si giocava solo domenica pomeriggio. Secondo me è stata la partita col Verona, che perdevamo 2-1, siamo rientrati in campo un po' prima, disposti come stamani nei nostri ruoli, e dopo 10 minuti vincevamo 3-2 con il terzo gol fatto da me in spaccata, se ve lo ricordate. La Lazio ha finito il primo tempo sotto 2-1, capisce Maestrelli che se fossero andati nello spogliatoio da lì sarebbe esploso tutto e probabilmente si sarebbe persa la magia che c'era intorno a quella squadra. Li lascia ognuno fermo in campo, ognuno nella sua posizione di campo, fino a quando poi il pubblico entra sostanzialmente in una sorta di trance insieme con la squadra. Il Verona arriva, non capisce neanche quello che sta succedendo, la partita viene completamente ribaltata 2-1 a 4-2. Per me è stata una cosa particolare, perché io venivo dal Verona, ho giocato a Verona 3 anni, perciò c'erano anche tanti compagni che giocavano nel Verona che conoscevo, e perdere il primo tempo e vedere questi che erano quelli, i compagni che mi hanno voluto bene a Verona, erano quasi dispiaciuti. Però secondo tempo non c'è stato santo. Ma la sua partita, quale lui era veramente orgoglioso, è Lazio-Verona, che è l'unica partita che lui giocò a Roma quella stagione, ovviamente anche le successive, con la fascia da capitano, perché siccome c'era uno sciopero che era stato indetto nei primi 15 minuti e quindi i capitani rischiavano l'ammonizione, Pino era a rischio ammonizione e quindi squalifica, e quindi si decise di far giocare e di far indossare la fascia da capitano non a Giorgio, come magari uno potrebbe pensare, ma a papà. Lazio-Milan, che era una partita di fine dicembre, era una giornata di quelle tristi, proprio invernali, buie, e la Lazio non riusciva a sbloccarla, e segnò Cecconi praticamente a pochi istanti prima della fine. Ecco, quella mi è rimasta particolarmente cara come vittoria. Beh, sicuramente il gol al Milan, ma per come è arrivato, per l'ultimo all'ultimo momento, all'ultimo minuto, e mi ha insegnato, come dico spesso anche senza essere presente, che nella vita, in qualsiasi momento, anche quello finale, anche quello più impensabile, tutto può cambiare. E c'è sempre un momento nuovo per poter riniziare. È
i rigori lui tirava sempre lui i rigori, però tirava sempre dei rigori che noi eravamo preoccupati, quindi ci mettevamo sempre a guardare Felice. Se Felice alzava le mani che gioiva, allora aveva fatto gol su rigore, se no eravamo preoccupati. Beh, Giorgio si poteva di tutto, meno che lui era un goleador, lui non voleva sapere niente, voleva solo fare i gol. Mio padre ha avuto anche dei sensi di colpa, perché quello scatto comunque, dopo succede di tutto, dopo la fine della partita ci sono invasioni di campo, cioè, e un pochino è dovuto anche a questa reazione di Chinaglia probabilmente, e tutto quello che succede poi, che porterà Giorgio Chinaglia a lasciare l'Italia, perché Giorgio Chinaglia lascia la Lazio e lascia l'Italia perché Conni, la moglie, glielo dice, nel senso non si può andare avanti così in questa città, e la vita di Giorgio Chinaglia diventa invivibile. Ci sono state molte chiacchiere sul discorso di perché Chinaglia abbandona la Lazio e tutto quanto. Chinaglia è stato costretto ad abbandonare la Lazio perché la situazione in città era diventata invivibile. E mio padre un pochino temeva che questa fotografia avrebbe dato proprio la botta finale al rapporto che aveva Giorgio Chinaglia con l'altra parte della città, l'altra parte delle tifoserie. Però da una parte è stata la fotografia simbolo, la fotografia che l'ha immortalato quasi con un universo, un Olimpo di idoli meravigliosi, cioè una foto che c'è un racconto, una geometria, una forza evocativa che come poche fotografie, ma proprio della storia dello sport probabilmente. La Lazio ha avuto per sua fortuna nella sua storia molti goleador importanti, basta ricordare Silvio Piola naturalmente. Giorgio Chinaglia si inserisce in una scia di grandi goleador, oggi per esempio rappresentata da Ciro Immobile. Da questo punto di vista la Lazio ha avuto molti cannonieri di riferimento. Ma cosa rendeva Chinaglia diverso da tutti gli altri? Io credo che nella storia della Lazio sia difficile, ma dalle origini fino ai giorni nostri, persino passando per la Lazio Scudetto del 2000, trovare una squadra che avesse quel temperamento. Ecco, la Lazio normalmente è una squadra un po' pigra, che si siede sugli allori, che si specchia su se stessa, un po' indolente. Lo è sempre stata, lo è ancora oggi. L'unica formazione della Lazio che io ricordi di aver visto, che invece aveva un temperamento straordinario e lo dimostrava giocando veramente, aggredendo ogni avversario e ogni metro di campo, era quella Lazio nella quale c'era Giorgio Chinaglia. Non è un caso naturalmente che i tifosi avessero poi ideato quel coro, quel grido Giorgio Chinaglia, un grido di battaglia, ecco, perché Giorgio rappresentava veramente questo temperamento tumultuoso e aggressivo in termini sportivi, a volte anche non solo in termini sportivi, di quella squadra che è stata forse anche da questo punto di vista unica. Chinaglia voleva sempre fare i gol, questo è il vero problema, era questo. Vabbè, ma succede a tutti i centravanti, sono nati e giocano per fare i gol, e lui era uno di questi. Chinaglia in quegli anni lì ha cambiato completamente il tifo della Lazio, no? Ha dato questo senso di identità che non c'era fino allora. Però Chinaglia ha rappresentato indubbiamente, a parte la forza come giocatore, no? Perché era un giocatore comunque di capacità, magari non era tecnicamente straordinario, però sopperiva a questo con una voglia, con un impeto, con anche, diciamo, una facilità di segnare non comuni, no? È stato il vero trascinatore della squadra, tutti gli altri anche, ma lui sicuramente è stato quello che ha cambiato, ecco, la razzialità. La squadra che parte dalla Serie B sfiora lo scudetto, lo vince, e poi molto rapidamente, praticamente in due anni, va giù perché Chinaglia decide di rompere, non vuole più stare a Roma, non riesce più a vivere a Roma, dice che la sua famiglia è minacciata, vuole rifarsi una vita negli Stati Uniti e va in America. Maestrelli muore di tumore, un mese e mezzo dopo Recepconi viene ucciso nella gioielleria, e da lì in poi la squadra prende una strada che la farà poi deflagrare nella vicenda del calcio scommesse del 1980, e quindi una squadra che 5-6 anni prima era stata campione d'Italia si ritrova poi coinvolta nel più grande scandalo italiano dello sport, secondo me, che rimane quello, con
i calciatori arrestati in campo all'Olimpico, a Pescara, quelli della Lazio, e lì finisce sostanzialmente questa vicenda, questa formidabile vicenda, che però è la bellezza di questa storia, perché appunto c'è la vittoria, la sconfitta, la morte, l'amore, l'amicizia. Succede di tutto, succede, la Lazio vince lo scudetto, poi l'anno dopo si ammala, vince Tommaso Maestrelli, la Lazio perde 5-1 in casa con il Torino, la Lazio con lo scudetto in petto, è il giorno che si viene a sapere della malattia di Tommaso, e lì comincia la parabola discendente, purtroppo, la Lazio arriva quarta. Si è sgretolata, direi, abbastanza presto, anche se è un peccato perché poi arrivavano, no, dei giocatori importantissimi, a cominciare da Bruno Giordano, che è stato forse il giocatore in assoluto tecnicamente più forte, però finì tutto così presto, no? Poi ci furono tutti i guai anche fuori, anche dal mondo del calcio, anche il presidente Lenzini, che è stato uno dei grandi artefici, no? Che aveva costruito questa squadra, ebbe dei problemi, no? Per poter tenere anche il passo con le grandissime squadre del nord. A distanza poi di pochissimo tempo uno con l'altro ci fu questa fine tragica, no? di Rececconi, la gioielleria al Fleming, poi la morte, no? di Maestrelli, dopo che in qualche modo era tornato a salvare la Lazio da una retrocessione. E poi ci sono state anche le morti di altre, di Frustalupi, non di tantissimi anni fa, no? Quelle di Wilson, di Pulici, no? Quindi davvero è una squadra sfortunata. Ci sono dei gesti che i tifosi della Lazio di quegli anni portavano con loro nell'arco della giornata, io per primo. I gesti erano, per esempio, fermarsi con il motorino sul marciapiede di Torre di Quinto, attaccarsi alla rete del campo dove si allenava la Lazio per vedere i propri beniamini da vicino, gridare i loro nomi, con la speranza che magari qualcuno si accorgesse di noi e alzasse un braccio per salutarci. Mi è successo di vedere il saluto di Giorgio Chinaglia in risposta al mio grido forsennato «Giorgio!» sul marciapiede di Torre di Quinto. Se ne aggiunse un altro in quegli anni così tristi e dolorosi per noi: alzare gli occhi verso la clinica che sormontava Torre di Quinto e dalla quale, da una finestra della quale ogni tanto Tommaso Maestrelli, ricoverato con il binocolo, inquadrava il campo per essere in qualche modo vicino ai suoi ragazzi. Quando si passava di lì, due sguardi, uno al campo, magari con le mani attaccate alla rete, e l'altro alla finestra di Tommaso Maestrelli, che sapevamo sofferente, ma al quale eravamo legati tutti di un amore incredibile e irrazionale come soltanto il calcio è capace di regalare. La Lazio era il suo gradino più alto che potesse raggiungere. Non c'era la Juve, non c'era l'Inter, non c'era la Nazionale. Cioè lui nella Lazio ha trovato quello che cercava e quindi era appagato, soddisfatto. Ha vinto uno scudetto, è venuto in Serie A, ha vinto uno scudetto e l'ha salvato dalla Serie B. Quindi ha fatto quello che lui pensava di poter fare. La cosa magica del pianeta Lazio è proprio questo. Mio padre non c'è stato fisicamente, ma il suo insegnamento, la sua figura e soprattutto anche l'affetto che mi hanno dato i tifosi sono stati importanti. Nella mia crescita non mi è mai mancato l'affetto e il trasporto emotivo da parte dei tifosi, sinceramente. Ho visto nella mia vita sempre magari uomini emozionarsi quando mi incontravano, e questo non apprezzo l'amore che mi hanno dato in maniera incondizionata, sempre. La cosa che conservo magari maggiormente come ricordo di mio papà è la salvezza di Como, perché sicuramente quando una Lazio non era più quella Lazio, è stato sicuramente forse il giocatore più importante in quella partita, perché è riuscito, quando il suo allenatore aveva bisogno di lui, in un momento dove anche la malattia di Maestrelli era ormai acclarata, oppure era molto evidente, è stato comunque il figlio che fino all'ultimo non lo ha tradito. Luciano è una ferita aperta, la morte di un amico
così caro equivale alla morte di un fratello. Io e Luciano eravamo sempre insieme e vedevamo la vita allo stesso modo. Avevamo gli stessi valori, venivamo da due famiglie povere, ce l'avamo scavati, ce l'avevamo ricavato dalla nostra amicizia un bene prezioso per tutti e due. Io dissi a Luciano che mi ero iscritto al corso di paracadutismo gestito dai militari di Pisa. Lui mi disse: ma sei scemo? L'unica cosa che c'hai sono le gambe e te le vuoi giocare così. Non ti preoccupare, se tu stai a casa io vado. Un giorno dopo me lo ritrovai in macchina e dice: vengo anch'io, andiamo. Io non ricordo il petto nudo di mio padre. Per me la Lazio è la seconda pelle del mio papà, per cui quando vedo quella maglia è come se toccassi il suo petto, come se avessi qualcosa di che va oltre una maglia. Secondo me ci hanno rafforzato due cose. Una è il nostro modo di starci vicino l'uno con l'altro, quindi tra di noi, i vari rapporti che si sono man mano creati. E poi ci ha rafforzato e ci ha aiutato il popolo laziale. Il popolo laziale non ci ha mai lasciato soli, è stata una cosa impressionante. E sempre al nostro fianco, lo sono tuttora, lo sono anche oggi. Non c'è un tifoso che non ci racconta un aneddoto, un tifoso che non ci sta vicino, semplicemente con uno sguardo, con un abbraccio, con una pacca sulla spalla, ma sono sempre stati dalla nostra parte, lo sono tuttora, lo saranno. E questa è una cosa che ha fatto e che fa e che farà tutta la differenza del mondo per noi. La Lazio non avrebbe vinto senza questi due personaggi, queste due figure, e non è un caso che siano peraltro poi sepolti insieme a Pino Wilson nella tomba di famiglia della famiglia Maestrelli. Questo è un caso unico al mondo. Io credo che non esista una tomba in cui è sepolto l'allenatore, il centravanti, capocannoniere, leader e il capitano della squadra. È l'immagine di tutto, è una cosa unica, penso proprio nel mondo, ma è una cosa naturale. Non c'è niente di forzato, non c'è niente di anomalo, non c'è niente di innaturale. È mettere le cose al posto giusto, è far tornare le cose lì come dovevano stare. Hanno vissuto un'esperienza unica e adesso continuano a viverla in un altro mondo, ma sempre tutti insieme. Io sono assolutamente convinto, come dicono tutti, che quella squadra era una squadra straordinaria, fatta di uomini eccezionali. Se presi uno per uno erano tutti persone straordinarie su cui si potrebbe fare un film piuttosto che un libro. Ovviamente quella squadra è diventata leggendaria non soltanto per quello che è stato fatto sul campo in quei tre anni dal 72 al 75, ma anche purtroppo anche per tutte le tragedie che poi l'hanno in qualche maniera accompagnata. Sono tragedie che in qualche maniera hanno cementato anche quello che è il rapporto che c'era tra di loro, ma che c'è adesso anche tra noi figli. Ecco, io mi sento quotidianamente con Matteo D'Amico, piuttosto che con James, piuttosto che con Stefano Rececconi e con Massimo Maestrelli. Abbiamo formato veramente una bella squadra, grazie ovviamente a quello che è stato l'insegnamento dei nostri genitori. Il nostro rapporto è un rapporto che va al di là della Lazio che ha vinto lo scudetto, ma io quando vedo Stefano rivedo gli occhi di Luciano, lui vede gli occhi di mio padre, io vedo gli occhi di Vincenzo negli occhi di Matteo, così come su James vediamo le movenze del padre. Ecco, è questo che comunque in qualche maniera ha reso veramente grande quella squadra. Credo che questo sia il grande messaggio che ci hanno lasciato anche a noi figli, che oggi siamo così vicini, così uniti, ci sentiamo responsabili di continuare un legame che non si può interrompere, neanche la morte può interromperlo. Ha indossato anche quella maglia rossa con i bordi celesti in un Lazio Boavista di Coppa UEFA. Ti ricordi, Vincenzo? 28 settembre 1977. Tre gol del gioiellino Giordano e due di Carlaschelli. Ma sei stato tu a illuminare la scena, a disegnare calcio,
giocate magiche, quella notte eri più imprendibile che mai. E poi un infortunio, l'ennesimo. Andavamo incontro a un periodo di sofferenza, di dolore, di paure. Quando è arrivata la tempesta, tu ci sei sempre stato, capitano, con la fascia rossa al braccio, dal paradiso all'inferno. Dallo scudetto a Lazio Varese per scongiurare l'incubo della Serie C, a guidarti quella lazialità che avevi dentro, quel senso di appartenenza e identità che hai sempre condiviso con la tua grande famiglia. La lazialità è un modo di, a volte, di affrontare anche la vita, sembrerà strano, però è esserci per le persone vicine nei momenti in cui hanno bisogno, è fare quadrato quando ci sono dei momenti di avversità o comunque delle situazioni che ti creano un problema, è tramandare un'idea, un concetto, un modo di interpretare le cose, il calcio, la vita, l'amore per la propria squadra, che ci rende unici. Poi sai, ognuno, qualsiasi tifoso può dire noi siamo unici nel nostro modo di vedere il calcio, di fare la nostra squadra. Sì, forse, probabilmente lo sono. Noi sicuramente. E quindi questa idea, io l'ho detto anche a tanti tifosi laziali, quando si spegneranno un po' i riflettori sui 50 anni dello scudetto, su queste celebrazioni, su queste tappe, poi rimane l'impegno di tutti noi di tramandare ai propri figli, ai propri nipoti, a chiunque ne abbia voglia o sia stato colto dalla lazialità, di tramandare quest'idea, di non abbandonare, di coltivare la lazialità, perché la lazialità va tramandata, va coltivata, va esercitata. C'è un motto, un detto che insomma papà aveva coniato per la Lazio, dicendo che non sei tu che scegli la Lazio, ma è la Lazio che ti sceglie, perché comunque la Lazio è questa entità che in qualche maniera cerca di portare a sé tutti coloro, i giovani figli di Sparta, che sono forti e che quindi in qualche maniera sono degni di poter essere laziali. Ecco, io sono diventato della Lazio non a Roma, ma ad Ascoli, quando papà giocava ad Ascoli, in un pomeriggio che mi ricordo benissimo, a distanza di quasi 45 anni, ancora me lo ricordo, ho preso questa radio dove c'era tutto il calcio minuto per minuto che stava facendo le partite della Serie B e mi sono messo da solo a sentire sotto al tavolo questo famoso rigore che la Lazio stava battendo. Era un rigore importante perché gli consentiva di venire in Serie A. Il rigore lo sbagliò Chiodi, era quel Lazio-Vicenza del 70, dell'80, 79-80, ecco. Io ho questa immagine nella quale io inizio a diventare tifoso della Lazio, che è riferita appunto a un evento che comunque non è bello, perché comunque il calcio di rigore è sbagliato, però da quel momento lì mi sono appassionato di Lazio. Se noi, e mi riferisco a noi tifosi, oggi siamo quelli che siamo, un pizzico di merito ce l'ha proprio quella squadra lì, proprio perché hanno varcato una linea, hanno tracciato una linea e il tifoso laziale è riuscito ad emergere come non mai, con sicurezza, con amore, con passione, con determinazione, e da lì poi è nato il famoso di padre in figlio, perché poi quella storia è stata raccontata, tramandata. Vincenzino era laziale. Era laziale e questo legame indissolubile con la Lazio lo ha accompagnato per tutta la vita. Non poteva giocare altrove con la stessa gioia con la quale giocava quando indossava la maglia della Lazio. Lo sapete, Vincenzino D'Amico è uno dei pochi calciatori che non partecipò alla messa in mora della società quando i disastri finanziari stavano incombendo anche da questo punto di vista sulla società, e quando qualcuno gli domandava ma perché ti sei tirato fuori, lui dice ma io sono laziale, rispondeva, posso mai mettere in mora la Lazio, io sono laziale. Lui nasce come tifoso della Lazio ed è rimasto per tutta la vita un grande tifoso della Lazio. Io gli ho sempre detto, e ho sempre detto agli altri, è stato un fantasista in campo e nella vita. La leggerezza con cui voi
lo avete visto giocare o parlare di Lazio o essere presente nei momenti di convivialità, di incontro, qualche occasione, qualche cerimonia. L'aveva anche nella vita, una persona che aveva piacere di divertirsi, di ridere, di scherzare. Noi, se tu mi dici cosa ricordi di più, ci siamo fatti tante risate, ci siamo divertiti. Mi ha dato l'esempio, perché la lazialità che ho appreso io da lui non è proclami, non è grandi discorsi o grandi parole, è esserci nei momenti in cui conta, soprattutto nei momenti più difficili, perché lui alla fine in qualche modo, essendo il più giovane di quella squadra, è stato forse l'anello di congiunzione tra quel periodo meraviglioso e il periodo drammatico, direi, dei primi anni 80 fino alla metà. E una cosa di cui andava molto orgoglioso è esserci stato, ovviamente, nei momenti belli, nello scudetto, ma soprattutto essere stato lì ed essere stato anche decisivo in più di un'occasione quando c'era da salvarsi, quando c'era da sopravvivere, quando la Lazio era un po' abbandonata in balia delle correnti. E lui l'ha presa per mano, non da solo ovviamente, insomma, insieme ad altri, ma l'ha presa per mano, si è comportato da capitano, si è comportato da laziale e l'ha portata in qualche modo in acque più tranquille. Vincenzo D'Amico è la Lazio, c'è sempre, c'è nei momenti difficili, c'è nei momenti che prende sulle spalle la squadra. E diciamo che Vincenzo non è stato ritenuto così idolo a volte come gli altri perché era più raggiungibile degli altri, non so come spiegarmi. Vincenzo era così amico, così vicino a tutti quanti, che quasi smitizzava la sua immagine, ma la gente poi riconosceva che in realtà la Lazio è stata Vincenzo D'Amico. Lui andò al Torino perché arrivò Luciano Moggera a Lazio, no? Gli disse, ci fu il problema della retrocessione, e gli disse guarda che se non ti vendiamo la Lazio non c'ha i soldi neanche per iscriversi al campionato. E quindi lui andò via per salvare la Lazio. Andò a Torino, un Torino che aveva vinto lo scudetto 3 anni prima, che aveva grandi giocatori, andò a sostituire Claudio Sala che per loro era un idolo assoluto. Lui è andato, ma col cuore non se n'è mai andato da Roma. Nonostante abbia fatto un inizio di campionato ottimo, finché c'era Rabitti allenatore che lo aveva voluto, poi dopo andò via lui, ci furono un po' di problemi, la stagione finì un po' così. Però lui a metà stagione, a fine stagione, chiamò il direttore sportivo del Torino e gli disse o mi fate tornare alla Lazio o io me ne vado uguale. E quindi è andata così e ti dico che a Torino, nonostante abbia fatto un anno e sia stato un anno sfortunato per la squadra, con tanti problemi anche di spogliatoio, di giocatori, oggi chiunque del Torino incontri lo ricordano con un affetto incredibile. La cosa bella me l'ha raccontata Renato Zaccarelli. Mi ha detto lui quando è venuto al Torino era venuto per sostituire Claudio Sala, quindi non uno qualsiasi. Vincenzo era nel pieno della carriera eppure voleva tornare a Roma perché aveva la Lazio nel cuore. Tornò a Roma e salvò la Lazio dalla Serie C, il famoso Lazio-Varese quando fece 3 gol. Ecco, senza Vincenzo probabilmente la storia della Lazio sarebbe stata decisamente un'altra. Devo dire che anche il suo temperamento a volte non lo aiutava, lo sapete, non ha avuto spazio in nazionale, ma credo avesse un talento straordinario. È anche vero che in quegli anni di calciatori di qualità ce n'erano tanti, ma sappiamo anche che una delle ragioni per le quali non partecipò, per esempio, alla spedizione dell'82 fu perché litigò con Berzot, che il quale sosteneva che lui, per esempio, non fosse capace di giocare come alla sinistra, e lui gli rispondeva piccato, ma come, io ci ho vinto uno scudetto con l'11 sulle spalle, per dire. La partita era in Lussemburgo, Franco Causi era il titolare, Vincenzo era la riserva e Bruno Conti andava in tribuna. Durante un allenamento prima della partita Berzotti disse a D'Amico, D'Amico giochi sulla sinistra, e D'Amico in maniera non strafottente ma era abituato a rispondere così, in maniera genuina, disse mister, ma io ho sempre giocato a sinistra, non è un problema.
Beh, te la faccio breve. Vincenzo andò in tribuna, Causo giocò, venne espulso, Bruno Conti entrò, procurò rigore. La partita successiva a Roma con la Danimarca, Vincenzo non venne neanche convocato e Bruno Conti era titolare. Per noi Vincenzo è un amico, è leggenda e lo sarà per sempre. Questa partita con il Varese, che lui praticamente fa questi tre gol, il Varese di Fascetti, e la Lazio quell'anno sembra che dovesse tornare in Serie A, invece alla fine rischia di andare in Serie C, di retrocedere, lui prende in mano la squadra e la salva, praticamente la salva da solo. Ce ne sono state altre, c'è stato anche un Lazio-Catanzaro, io ricordo, dove dopo il calcio scommesse, che con un manipolo di ragazzini entra in campo e fa è l'eroe. Mi ricordo i due gol che lui fa nel derby della grande Roma di Viola, la Roma di Falcao, che finisce 2-2 e la Lazio va in vantaggio 2-0 con due gol di D'Amico, uno su punizione e uno su rigore. Mi ricordo anche di una partita sontuosa, quindi lui prende, è veramente il simbolo, il capitano di questa squadra. Alla fine quello che resta, oltre il risultato, i tre gol, che sicuramente sono importanti, è proprio quella macchia di sangue lì. Cioè è quello che testimonia l'attaccamento. C'è la ripresa di quel momento in cui magari dicono cambio, e lui no, si fa medicare col sangue, gioca tutta la partita e fa tre gol, perché c'era da salvare la Lazio. Lui, quando il momento era così importante, non si tirava indietro. Il successo non è legato ai risultati. Il successo va oltre i risultati e lui lo ha dimostrato col suo modo di essere. Questa è quella di Lazio Catanzaro, in cui prese per mano un manipolo di ragazzini dopo lo scandalo del calcio scommesse e arrivò a salvare la Lazio. Questa è una maglia numero 9, indossata da Vincenzo D'Amico in pochissime occasioni a maniche corte, tra cui appunto questa Lazio Catanzaro. Il gol di Lazio Catanzaro, se lo riguardi, se ce l'hai in testa o se lo vai a riguardare, è quasi un simbolo della sua lazialità, perché era 0-0 al secondo tempo, insomma mancavano, non so, 20 minuti più o meno, non ricordo. Dovevamo vincere, va a battere un calcio d'angolo e gli si avvicina, non so se Ferretti, qualcuno, e lui praticamente tocca la palla a Ferretti, Ferretti fa in tempo a fermarla e lui arriva e lo sposta, riprende la palla, entra in area, dribbling e tiro gol. Cioè la sensazione era che se avesse potuto battersi l'angolo da solo l'avrebbe fatto. E quindi la voglia proprio di prendere il pallone e dire vabbè, adesso risolviamo sta partita. E devo dire che è bello se lo guardi in questa chiave. Ha fatto molto meglio D'Amico a rimanere con i piedi per terra, attaccato a quello che era il suo amore, perché per lui evidentemente la Lazio lo era, e magari ha sacrificato una carriera migliore per vivere fino in fondo questa passione. Andò via, ma per una scelta societaria, mi raccontò com'era andata. Era fine della stagione 86, un anonimo anno di B. Lui fece tra l'altro gol l'ultima giornata col Brescia, che poi è l'ultima sua partita con la Lazio, l'ultimo gol. È andato in sede. C'era all'epoca, era arrivato Carlo Regalia, direttore sportivo, insomma era un ciclo nuovo, era Fascetti. Lui è andato pensando, vabbè, rinnovo, se mi tengono io rimango un altro anno, insomma. E quindi è andato convinto di trattare per un nuovo contratto. Arriva e trova Mario Facco in sede. Dice, oh Mario, che fai? Vincenzo, baci, abbracci. Lui allenava la Ternana e Mario gli fa, ti presento dottor Migliucci, presidente della Ternana. Salve. Ciao. E ho detto, vabbè, saranno qua, pensato, per qualche giovane della primavera, qualcuno. Infatti poi andò di Canio, no, quell'anno in prestito. E poi credo che Mario gli disse, vabbè, che fai?
vuoi venire, arrivò anche Regalia parlando, e Mario fa, allora vuoi venire da noi alla Ternana, stiamo facendo una squadra importante, vogliamo fare grandi cose. E lui disse, io mi giro verso Carlo Regalia come per dire, vabbè, sì, grazie, ma insomma. E Carlo fa, ma vai Vincenzo, vai, una bella occasione, una bella cosa. Allora lui lì capisce, ha detto, se mi dava una coltellata mi faceva meno male. Però ho capito lì che era finita, che doveva andare così evidentemente, che i programmi della Lazio erano altri, l'ho accettato e è finita così. Il gol più bello secondo me è la punizione al Varese. La punizione al Varese del 2-2 quando fece girare la palla in pochi centimetri dietro la barriera e ingannò il portiere del Varese, quello secondo me è il gol più bello. Ce ne sono stati tanti, ricordo anche un gol al Milan all'ultimo minuto, in un Lazio-Milan 2-2 al volo, prima ci provò di destro, rimpallo, palla che si alza, si coordina di sinistra e mette la palla sul primo palo. Insomma, ne ha fatti tanti di gol, un gol a Napoli di Maradona. Ricorda Antonella, la sua compagna, ricordo di quella partita, ho il tabellone luminoso, Lazio-Napoli 1-1, gol di Lamieri e gol di Maradona. Lui era l'uomo che non doveva chiedere mai, no, da giovane, perché essendo, come ti dicevo, con un padre, mio nonno siciliano, quindi molto chiuso nelle emozioni, non era uno, noi andavamo allo stadio insieme, la Lazio segnava, lui guardava, faceva così con la mano e continuava a mangiare i bruscolini suoi tipici, perché sacchi di bruscolini ha finito all'Olimpico. E questo era il massimo della sua esultanza. Lazio-Milan, finale di Coppa Italia del 98. Andiamo in svantaggio, la rimonta, il gol di Nesta, finisce la partita. Lì già un pochino si era un po' più fatto trascinare dall'emozione. Finisce la partita, la premiazione, Fuser, che all'epoca capitano, alza la coppa e comincia a piangere a dirotto, non si fermava. Non riusciva, proprio sai, all'improvviso, come ha alzato la coppa, un pianto infinito che non riusciva a fermarsi. È la prima volta in vita mia che l'ho visto piangere ed è stato per quel momento, perché dopo una vita tornavamo a vincere. È un'emozione, perché dopo questo è d'amico. Un calcio che non c'è più, dove la passione per una maglia andava oltre i compromessi. L'aspetto economico non contava nulla rispetto all'ideale, alla condivisione di un sogno. Eravamo insieme ed era la nostra vittoria. L'amore è il senso di questa storia. Lo sai, Vincenzo, alle volte mi torna in mente quella frase che mi ripetevi sempre quando i racconti ci portavano indietro nel tempo e i ricordi dominavano i nostri pensieri. Io non volevo essere un calciatore. Io volevo essere un calciatore della Lazio. Papà certo non era laziale, quindi era, diciamo, umanista, però è stato sempre uno scherzare, no? Non è stato mai un qualcosa di violento, no? Qualche così piccolo sfottò magari quando c'erano i derby. Eravamo in America, una tournée, era una partita amichevole. Io ero innamorato di Pelé, perché Pelé per me è sempre stato il più grande giocatore di tutti i tempi. Mentre giocavamo lui mi ha fatto una scorrettezza, mi ha messo un piede che se mi prendeva mi faceva male. Allora da quel momento io lo rincorrevo per cercare di fargli male io a lui. A metà campo ho detto adesso come muovo il pallone, lo prendo, lo lascio qua. E invece lui ha buttato il pallone a destra, è andato a sinistra e io ancora lo sto cercando. Mio padre è stato il fotografo del momento sera, è stato il fotografo che ha immortalato insieme al grande Pietro Brunetti le immagini più belle della Lazio, proprio di Tommaso Maestrelli. Guarda, io divento della Lazio nel 1971, avevo 6 anni, 7 anni. La prima partita, ricordo un rigore sbagliato di Chinaglia, entro dentro lo stadio, mio padre mi porta per la prima volta allo stadio e
e rimango incantato. E anche se Chinaglia aveva sbagliato il rigore, per me era diventato già il mio idolo. Mi viene in mente però anche un'altra partita, quella con Maestrelli malato che si gioca la sfida contro la Roma, che racconta anche il rapporto che c'era tra tuo papà e Tommaso Maestrelli. Quella è la partita più bella che papà dice di aver fatto. Papà volle dedicare quella partita al mister, vinsero 1-0, papà fece delle partite straordinarie, disse anche più delle volte che non era lui in porta in quel momento lì, ma c'era un angelo che in qualche maniera lo aveva accompagnato durante tutta la partita. Quando mi chiedi la razzialità è una cosa talmente, talmente enorme, talmente grande, talmente vasta, talmente ampia, che descriverla con qualche parola non rende l'idea. È una cosa che noi abbiamo dentro, che è profonda, che è custodita, che è protetta, che proteggiamo. È come stiamo insieme, è come viviamo tutte le manifestazioni, tipo quella del 12 maggio. Questo è merito ovviamente dei nostri genitori, ma è soprattutto merito del popolo laziale che, come ti dicevo prima, caro Armando, non ci ha mai lasciato soli, mai. Io da bambino avrò avuto 12 anni, 13 anni, mi regalarono una maglietta, io pretesi che avesse il numero 10, perché poi andando via Frustalupi d'amico prese la maglia numero 10 e io avevo la maglia della Lazio col numero 10, non c'erano le scritte ancora, non si usava mettere i nomi dietro le magliette, ma il numero era il 10, quella di Vincenzo D'Amico. In generale ti dico che i laziali si riconoscono, tu in un gruppo di persone non so perché, ma il laziale si riconosce l'uno con l'altro, si capisce da alcuni modi di comportarsi, di parlare, di stare in mezzo alle persone, spesso ci si riconosce così. Non è un caso che eri a Perugia, no, per raccontare lo scudetto della Juventus e invece hai raccontato lo scudetto della Lazio. Immaginate con quale sofferenza, perché avevo necessità di controllare il vulcano che avevo dentro di me e naturalmente di raccontare con lucidità ciò che stava succedendo, rispettando i tifosi della Juventus, rispettando quelli della Lazio, i primi in sofferenza drammatica, gli altri in ansia. Ho raccontato quella partita io, che il 12 maggio del 74 ero in Curva Nord con la radio incollata alle orecchie, con la voce di Henri Cameri che finalmente gridava Lazio campione d'Italia. In quel momento sognavo da ragazzo. Che bello sarebbe fare il mestiere di Enrico, che bello sarebbe un giorno poter raccontare lo scudetto della Lazio. Non pensavo il 12 maggio del 74 che né l'una né l'altra cosa potessero realizzarsi. Quindi immaginate cosa c'era nel mio cuore quel 14 maggio del 2000 allo stadio Curi di Perugia. Vi dico solo, ma l'ho confessato, ormai qualcuno lo sa già, chi ha letto i libri che ho scritto lo sa già, che quando il tecnico abbassò il potenziometro del microfono facendomi capire che ero fuori onda, io scoppiai in un pianto dirotto che durò per parecchi minuti e il tecnico mi lasciò piangere fino poi a richiamarmi alla realtà dicendo guarda, adesso dobbiamo scendere a fare le interviste. Questa è la sensazione che ho subito da tifoso della Lazio che mi porto dietro e mi fa molto piacere. Devo dire la verità, non mi aspettavo che questo succedesse oggettivamente. Nel percorso che faccio per andare verso lo stadio quando la Lazio gioca, spesso vengo fermato dai tifosi della Lazio, non soltanto per i selfie, ma soprattutto perché molti di loro vogliono che io ripeta quella frase e sono felice di far parte di chissà quante segreterie telefoniche, di quante suonerie telefoniche degli amici laziali con quel 18,4 minuti Lazio campione d'Italia ripetuto all'infinito. Vorrei anche però che adesso un'altra voce raccontasse un altro scudetto, perché 24 anni sono tanti e c'è più di una generazione che non ne ha visto nemmeno uno.